Buonasera a tutti, oggi è puntata importante. Ci Siamo. siamo? Beh, Lorenzo, innanzitutto ti volevo ringraziare perché io anticipo, insomma, per gli amici che si stanno registrando e che la vedranno in replica, però poi la inserisco anche su Facebook. E, insomma, io ti dico, ho ricevuto, grazie a te, molti spunti in questi mesi, ecco, insomma, a livello comunicativo e volevo ringraziarti perché, nel senso. E poi dopo approfondiremo alcuni temi, approfondiremo alcune situazioni, perché ho visto proprio il vedere oltre. Ed è effettivamente, ti dico anche il titolo di oggi di questa diretta è molto azzeccato, perché ritengo, insomma, che la comunicazione, insomma, ecco, e vedere oltre, cioè, e sfruttare bene i canali social, i media che abbiamo, può veramente fare la differenza. E penso che tu, insomma, anche guardando il tuo curriculum, guardando un po' le tue esperienze e vedendo anche. Ce ne sono. Ma infatti intanto il ringraziamento a te perché solitamente io non sono quello che va nelle dirette, sono quello che magari prepara le dirette. È più facile nella mia esperienza, nella mia attività, che io sia quella che fa in modo che sia tutto a posto per poi fare un evento, per fare una diretta, per fare qualsiasi tipo di attività a livello di comunicazione. Quindi questa è un po' una sorpresa e sono molto contento di essere qui con te. Sai quanto ti stimo, è nata una conoscenza per puro caso e quindi dai, il fatto che tu mi abbia detto ci tengo a intervistarti, ti ringrazio e partiamo pure. Io ti dico, Lorenzo, io tra l'altro la tua storia, diciamo il tuo percorso professionale, l'ho scoperto tramite LinkedIn, tramite una tua intervista dedicata a startup. E io però mi piacerebbe una cosa che mi ha colpito nella tua comunicazione, l'aspetto del volontariato. Volevo partire da lì, nel senso che secondo me è molto forte nello stile tuo comunicativo questa componente. Volevo chiederti, insomma, quanto ti ha contaminato. E quanto volevo partire da qui, insomma, perché mi ha colpito. Perché di solito i comunicatori, faccio una breve parentesi, non, magari lo fanno, però non scrivono mai diciamo, questa tua peculiarità. Allora volevo chiederti se ci puoi raccontare un po' questa tua esperienza e quanto ti contamina. Assolutamente. Allora, intanto partiamo da questo. Un dato che un po' di anni fa mi aveva particolarmente colpito, perché io sono nato dentro ad un'attività associativa e quindi dentro il volontariato con i miei genitori. Cioè, i miei genitori facevano parte di un'associazione tuttora esistente, nella quale ho ricoperto poi in seguito anche degli incarichi istituzionali. E sostanzialmente io sono sempre cresciuto dentro alla logica del volontariato, alla logica dell'associazionismo. E partiamo dalla fine. Circa 6-7 anni fa io per mio mestiere faccio tantissima cerco tantissimo di informarmi rispetto a molti temi e a molti segmenti del mercato che potrebbero essere dei miei clienti piuttosto che dei miei interessi. E mi aveva colpito una ricerca che diceva che i figli di chi svolgeva attività di volontariato attraverso questa ricerca era dimostrato che avevano indicativamente il 20-25% in più di possibilità di trovare lavoro. Perché il volontariato dona una cosa fondamentale, il donarsi al di là della questione profittevole e quindi un tipo di azione che viene fatta sui valori, molto più da un punto di vista valoriale che legata al mero ruolo oppure alla funzione che uno deve compiere. E questo è uno di quei dati che, partendo dalla fine, ha un po' sigillato la convinzione che avevo di fondo. Io nasco, come ti dicevo, dentro questa associazione che si chiama Progetto 360, ancora attiva, e all'interno dell'associazione mi sono occupato di tante cose, ma principalmente di un campo estivo per bambini. Quindi, nella mia testa, volontariato, Lorenzo, il matching è bambini in mezzo. I bambini mi hanno donato tantissime e importanti caratteristiche che oggi mi porto. Quando tu incontri un bambino, incontri una pasta umana, ti metti in contatto con qualcosa che non è caratterizzato, inquinato da comportamenti inflazionati, da delle esigenze adulte.
E quindi non ci sono maschere, non ci sono strutture, vedi una sorta di purezza dell'anima di quella persona, di quel bambino, di quel ragazzo. E poi li vedi crescere strada facendo, fino a quando diventano poi loro a loro volta degli staff, quindi degli adulti, ma tu riesci sempre a percepire quella sostanza, quel talento, quella pasta umana, quella pasta dell'anima che c'era lì dentro. Ecco, forse. La cosa che mi ha dato di più in assoluto il volontariato è la fiducia nell'altro, a priori, quindi prima dare fiducia e poi casomai rivalutarla, e andare a caccia non tanto di quello che le persone compiono, le persone fanno, ma di quello che le persone sono. Quindi anche un po' quello che è successo tra me e te, il fatto di vedere un po' oltre a quello che appare davanti. Ecco, questo è un grandissimo insegnamento che mi porto dal volontariato. E il volontariato ha un altro grandissimo valore che mi porto sempre con me, che è il team, il fatto di fare le cose insieme. Difficilmente il volontariato è univoco, quindi ha sempre una funzione di logiche di team. E quindi il fatto di lavorare insieme, esporsi, prendersi delle piccole responsabilità che poi diventano sempre di più grandi, è tutto un allenamento che ti porta poi nella vita ad avere queste competenze che tu sviluppi e poi le riporti nel lavoro, nelle passioni, io nel caso specifico nello sport, nella musica, eccetera. Io sono ovviamente d'accordo perché anch'io faccio da tanti anni un po' volontariato. Devo dire che effettivamente quando lo fai, quando ti immergi nel tessuto umano che poi che vive insomma questo aspetto sociale, diciamo ogni giorno impari qualcosa di nuovo, ti apre qualcosa di più la mente perché è nel sociale che poi magari aguzziamo più la vista, vediamo delle cose, delle novità, nel senso o abbiamo un confronto diverso, cioè io, anche un sorriso, un momento, un'esperienza. Effettivamente, quando io ho sentito le esperienze del sociale, devo dire che ho sempre fatto un piccolo upgrade personale, ecco, a livello umano, che mi ha sicuramente dato un plus. E io ti dico, avendo fatto questa parentesi di volontariato sociale, che ci tenevo a farla perché secondo me, ecco, non penso che ci siano tanti della comunicazione, ecco, che hanno questa forte, diciamo, provenienza, ma allo stesso tempo questa forte impronta ecosociale. Questa è la mia esperienza. Però volevo tornare al 2009 in cui tu hai vinto un premio e volevo chiedere se ci raccontavi come imprenditore dell'anno, co cosa è successo, cosa e se puoi raccontarci quel momento, e dopo, così insomma, per capire, perché io un po' alla volta, vi spiego anche a quegli amici che sono che ci stanno seguendo, mi piacerebbe raccontare a step e momenti il tuo percorso e andando diciamo, sui punti principali. Va bene, va bene. Ma sostanzialmente il 2009 è un anno di grande cambiamento. Allora, io arrivavo da un'esperienza in agenzia proprio qui a Pesaro. E uscivo dall'esperienza d'agenzia ed ero un art director junior, quindi insomma abbastanza giovane, e per una scelta di famiglia sostengo l'attività di mio padre, avevo una tipografia storica qui a Pesaro, perché lui si ammala gravemente e sostanzialmente decido una scelta non professionale, perché non avrei mai voluto fare il tipografo quella volta, ma di cuore decido di prendere in mano questa esperienza. Qui siamo nel 2006, mio padre viene a mancare, nel 2007 facciamo una riunione, ci diciamo così le cose non vanno, quindi o stravolgo tutto e lo faccio a modo mio, o se no io come lo faceva mio padre non so farlo, non riesco. Mi ricordavo che ancora lui utilizzava la macchina da scrivere e io ero proprio impacciatissimo, io cercavo di convertire tutto a livello digitale. 2007 si cambiano prospettive della tipografia e anche altre attività, e sostanzialmente c'è una svolta, quindi ammoderno tutto da un punto di vista sia di macchinari che di formazione del personale che di attività, e nell'arco di 2 anni sostanzialmente si triplica il fatturato, in momento sostanzialmente anche pre-crisi, crisi, quindi diciamo il 2008 scoppia la bolla. Ma io continuo a crescere in maniera abbastanza esponenziale, tanto che ricopro una carica in Confartigianato rappresentando la mia categoria, quella della comunicazione che riguarda grafici, tipografi, serigrafi, fotografi, tutto il mondo della comunicazione. E loro sostanzialmente mi segnalano, perché in realtà
sono premi che arrivano perché c'è qualcuno di un ente che ti segnala tra tanti. E quell'anno arriva questo premio inaspettato, la chiamata della Camera di Commercio di Pesaro che insieme anche ad altri ragazzi, però ci premia a me nello specifico come giovane imprenditore dell'anno. Quindi è stata una cosa incredibile, c'ho ancora la foto, sono andato a prendere questa foto col sindaco attuale che è Matteo, è il nostro Matteo Ricci, e con i capelli lunghissimi, io portavo capelli proprio fino a metà schiena e con questa targa che ancora diciamo, conservo con tantissima, tantissima cura, perché è stato poi veramente un momento di svolta anche imprenditoriale. Invece, per quanto riguarda la comunicazione, te a cosa ti ispiri? Cioè, da dove arriva la tua ispirazione? Nel senso che immagino che nel nostro lavoro, anche io faccio comunicazione e marketing, ci sono delle influenze che riceviamo, tipo dai film, da tante situazioni. Volevo chiederti tu da dove, diciamo, assorbi, ecco, se anche in quali contesti assorbi, o anche se fa parte della tua gioventù, dopo hai voluto comunicarlo dopo. Cioè, volevo chiederti una tua visione di questo. Allora, intanto io ho visto tutte le tue dirette, quindi ti faccio anche dei riferimenti rispetto a delle cose, però sicuramente da un punto di vista filosofico, in primis, per cui il tema di congruenza, il tema di verità, il tema di comunicare al meglio ciò che c'è e quindi di fare un percorso magari più faticoso, ma che ho anni di esperienza che mi dicono che poi nel medio termine paga sempre. Essere oggi congruenti e corretti nella propria comunicazione sicuramente paga. Quindi, diciamo, una fonte che deriva sempre come matrice da quell'ambito del volontariato che è a confine con poi il percorso di counseling che ho svolto e tutte delle attività di consapevolezza. E questo, diciamo, è un serbatoio, chiamiamolo filosofico, da cui attingere. L'altro è tutto ciò che è visivo. Mia moglie mi deride alcune volte perché mi incanto davanti alle pubblicità, vedo i film e puoi parlarmi, non sento nessuno, musica evocativa, parto con dei viaggi e quindi l'ambito creativo lascio che veramente che mi travolga quasi sempre. Fino a poco tempo fa avevo anche la mania del collezionismo di biglietti da visita, dei piantini, perché una carta era diversa e perché una stampa era fatta in un certo modo. Però insomma, tutto quello che è visual è sicuramente un punto di riferimento fondamentale per integrare costantemente. Cinema, musica, immagini, tante riviste, libri. Quindi tutto quello che può dare un contributo visivo, tante fiere, tantissime fiere, sono stati anni in cui facevo anche 11-12 fiere all'anno, per cui è tutto uno spunto per poter avere poi dopo uno sviluppo consecutivo. Ti è capitato magari anche da un murales, da una strada, di portarlo dopo nel tuo lavoro? C'è una frase, una scritta, e dopo hai detto, cacchio, questa devo riprenderla, devo portarla in questo visual, ecco. Ecco, per esempio, il concetto della scritta è un concetto molto bello, perché paradossalmente quando uno guarda una comunicazione immagina che quello che c'è scritto sia la cosa più semplice, tra virgolette, cioè che il difficile è costruire un linguaggio visivo, trovare la giusta foto, Invece il vero valore del messaggio che poi viene supportato da una fotografia, da un'immagine, da un'illustrazione, da un colore, da de degli elementi semiotici. In realtà è proprio il messaggio. E il messaggio, se abbiamo parlato di due serbatoi, in realtà attinge in qualsiasi cosa. Per cui ci sono volte in cui fai viaggi in treno e mentre sei in viaggio in treno è un po' come sento che i musicisti, gli autori vengono presi da degli stimoli vedendo delle cose. Lo stesso vale per chi immagina dei messaggi, chi fa il copywriting sostanzialmente. Quindi sì, assolutamente sì. Poi Pesaro c'era, quando io ero giovane, facevo parte di una crew stupenda, non ne facevo parte, ero presente insieme a loro. E quindi la loro cultura è bellissima, perché loro riuscivano a sintetizzare in una parola, due parole, dei concetti veramente complessi. Quello è un esercizio veramente bellissimo. Io poi volevo
diciamo, riprendere. Quando, cioè, io, per esempio, parlo per me, ma chiedo anche a te, insomma, è un confronto che ti chiedo, perché io, diciamo, che nei miei pensieri, quando devo comunicare, a volte ho dei, diciamo, dei richiami del passato, un cartone animato, delle elementari, oppure le scuole medie, dei momenti, dei flyer che avevo visto, e mi sono talmente rimasti nella mia, diciamo, internamente, che dopo, e che mi hanno colpito, che prima o poi devo comunicarli, devo interpretarli e poterli comunicare. Ecco, volevo chiederti se te hai qualche aneddoto, insomma, che dopo è portato nel tuo lavoro e che proviene dalla tua infanzia, ecco, dalla tua adolescenza. E, allora, un aneddoto particolare in questo momento non mi viene in mente, però ti posso dire che io metto sempre l'ascolto e quindi, per esempio, anche con le esperienze di Filippo Magnini, con i progetti che abbiamo fatto insieme con Remind, sicuramente c'è stata una fetta che riguardava l'ascolto di Filippo, delle sue esigenze, dei suoi desideri e contemporaneamente dall'altra parte qualcosa che riguarda me e quindi cosa io posso dare al suo sogno. E questa è un'altra delle attitudini che serve per poter vedere oltre. Alcune volte le persone chiedono di decodificare quello che stanno immaginando, ma gli mancano dei pezzi e sei tu ad integrarli con questo tuo serbatoio. Cartoni animati, qui c'è un mio collega Francesco con il quale io mi diverto costantemente perché abbiamo dei richiami continui a film storici, cult, cartoni animati, sigle televisive, che poi alla fine vanno a intaccare in tutto quello che fai, sicuramente sì. Io poi ho visto che Filippo Magnini ti ha taggato, perché mi piace, su un'immagine del film The Warriors. Volevo chiederti, se È un puoi gioco, è un raccontarci, se puoi spiegarci questa cosa, perché a me mi è incuriosito, a me piace molto anche il film, e ho detto, aspetta, appena ce l'ho davanti, glielo chiedo il motivo, ecco, di questa cosa. Allora, con Filippo, sostanzialmente, prima di tutto c'è una bellissima sintonia, una bellissima amicizia, che è stata la base su cui si è costruito il progetto di Remind. Quindi, devo dire che probabilmente se non ci fosse stata questa sintonia non saremmo andati così bene, soprattutto lanciando il progetto. E poi con lui ci sono sempre due profili. Filippo è il più grande professionista che io conosca come approccio, metodo di lavoro, come attitudine. Come esigenza, Filo ha sempre le idee molto chiare su cosa desidera e come lo desidera, e nello stesso tempo è un figo, nel senso che poi dopo sa divertirsi, è molto autoironico, quindi ha una caratteristica molto spiccata in questo senso. E allora cosa è successo? Che un po' di tempo fa, quando c'era nell'idea di ricominciare a pensare di rientrare nel mondo agonistico, ci siamo stimolati un po' a vicenda e anche lui, che è un altro, con tutto il team di Remind, con Mike, con Luca e con Claudio, molto legato ai film e quindi che, non so, citiamo le battute di Rocky, noi siamo dei fissati di Rocky e quindi di Stallone, altri film. E allora abbiamo detto, nel tuo ritorno, un conto è il messaggio istituzionale, torno, e quello deve essere serio. Ma poi c'è l'altra parte di Filippo che invece è veramente autoironica e dice io ho bisogno di farmi vedere in un contesto che spieghi bene con che atteggiamento sto arrivando. E tra le varie ipotesi che gli ho presentato c'era questa immagine storica della locandina di The Warriors, dei guerrieri. E lui appena l'ha vista ha detto perfetta, poi c'è la donna, ci mettiamo anche Giorgia. Quindi lui dentro ci ha messo dentro anche quello. Quindi è sempre un confine tra l'essere altamente professionali e una vena di autoironia e di così, informalità che fa sempre bene. Poi diciamo che tu da qualche tempo collabori con un altro grande personaggio della storia della moda, insomma, che tutti conosciamo, che è Matteo Cambi. E com'è stato? Vuoi raccontarci come è nata questa collaborazione, com'è nato questo rapporto che, insomma, so che da un po', insomma, è attivo, e quindi volevo chiederti se ci racconti questa collaborazione, che è un po' Certamente. magari diversa dal solito rispetto a quelle che tu avevi, diciamo, fatto, svolto prima, nel senso è a livello di, diciamo, di personaggio, e quindi volevo chiederti insomma, raccontarci un po', ecco, ti chiedo questa esperienza. Matteo è una persona incredibile. Matteo
Ecco, Matteo, così come Filippo, così come Daniel, così come Gianmarco Tognazzi, così come tutti i personaggi con cui collaboro che hanno, diciamo, un valore di conoscenza popolare, Matteo Cambi è visto e conosciuto nel mondo come essere stato il fondatore di Guru e quindi questo mega brand che ha veramente messo una maglietta forse dentro l'armadio di chiunque nei primi anni 2000, che però poi dopo è crollato completamente e c'è stato un disastro professionale, imprenditoriale e anche personale. Quindi Matteo ha dovuto ripagare una fetta di responsabilità enorme con il carcere, con la disintossicazione, con tutto un percorso che lui ha fatto per riabilitarsi da ogni punto di vista. E quindi noi nel 2018 avevamo questo progetto interno ad Officine Creative Marchigiane, che era questo nucleo, questo collettivo di ragazzi che hanno dato vita a Valvola. E questa Valvola stava diventando un bel progetto, quindi all'inizio era un laboratorio sperimentale, poi strada facendo invece stava diventando un bel progetto, quindi c'erano i primi negozi che chiedevano di avere le magliette. Cristian, il nostro fondatore, decide di, dopo aver letto il libro di Matteo, Matteo ha scritto un libro, Margherita di Spine, bellissimo, è scritto da Gabriele Parpiglia, veramente Ce l'ho molto qui. bene. Molto bene, molto bene. E Matteo gli manda un messaggino così, e gli dice, guarda, abbiamo un progetto, se ti va, vieni a vedere. E Matteo, io dopo, col senno di poi, so quanti progetti, quante richieste gli arrivano al giorno, ma parliamo di richieste giorno, quindi lui ha circa 300 richieste all'anno di persone che gli dicono vieni, ti offro un caffè, mi dici cosa ne pensi. Ma lui quella volta ci ha visto qualcosa di particolare in noi e quindi ha detto a Christian, va bene, vengo a vedere. È venuto a Pesaro, è venuto a vedere la nostra idea e quando è entrato e ha visto che non era un'azienda di moda, non era un'azienda di t-shirt, ma era un'agenzia di comunicazione matta, 20 ragazzi che si occupavano di innovazione, start-up, comunicazione, marketing. Digital, bandi, è rimasto stupefatto perché poi la cosa che è emersa fortemente era il team. E lui ha colto questo aspetto che ci racconta sempre che gli è sempre mancato. E quindi dice: tra tanti, ho scelto di seguire il vostro percorso perché ho visto che eravate un team e io avevo voglia di stare in un team, non avevo voglia di essere la locomotiva che trainava per conoscenza, per popolarità, altri progetti. E quindi in realtà, un po' come è successo a Filo, un po' come è successo a Jimbo, un po' come è successo. Prima è nata un'amicizia, è nata una fiducia, si è costruita una fiducia reciproca. Questa fiducia ha dato la possibilità, strada facendo, di far sì che Matteo si avvicinasse sempre di più fino ad arrivare ad oggi, che a Matteo, diciamo, è una persona fondamentale per il progetto Valvola e nello stesso tempo noi siamo diventati fondamentali per il progetto Matteo. Quindi io nello specifico lo sto affiancando in questo periodo, in questo anno e mezzo, in questi 2 anni, per cercare di far emergere più possibile il Matteo di oggi. Perché dal Matteo che era il Matteo delle esagerazioni, il Matteo degli eccessi, il Matteo dei successi, oggi Matteo, se lo incontrate, è un ragazzo veramente di un'umanità incredibile e di un'umiltà incredibile. E questo le persone lo devono sapere. Quindi io il mio impegno è stato quello di cercare di educarlo a far sì che venissero fuori questi elementi, non tanto quando era ospite in una discoteca piuttosto che da un'altra parte. E la cosa incredibile è che il pubblico l'ha capito. Quindi noi costantemente, come una goccia, giorno dopo giorno, abbiamo fatto in modo che l'Italia riconoscesse che Matteo, prima di tutto, è un emblema della capacità di rialzarsi, è un emblema della capacità di guardare in faccia le responsabilità, è un emblema di una persona che ha pagato e che ha sofferto e nella sua sofferenza ha capito. Oggi Matteo è un Matteo che, proprio anche parlare a livello imprenditoriale con lui, è veramente un grande dono. Guarda, io lo confermo perché io sinceramente, ecco, fino a un anno fa, più o meno, poco più di un anno fa,
Matteo Cambi, me lo ricordavo appunto fondatore di Kuru, cioè un ambiente un po' superficiale, passatemi i termini, insomma, che insomma, Certo. con i fasti, con i lussi, che sono un po' dei primi anni 2000, no? Che c'è quella, non so, c'è quell'Italia dei primi anni 2000 che è bravissima diciamo, nell'ostentazione, tra virgolette, no, no, cioè ostentazione nel senso del lusso più sfrenato, calciatori, modelli, non so, io penso che come gli anni 80, i primi anni 2000 sono stati proprio una botta di, non dico di superficialità, proprio di ostentazione, Sì, di sì. immagine, ecco. E invece, infatti, devo dire che io, infatti, avevo un'idea, nel senso, ovviamente sì, lo apprezzavo molto a livello imprenditoriale, perché effettivamente, insomma, è tanto di cappello, perché, insomma, quello che ha fatto lui, il fatto di vestire, insomma, tutta Italia, tutta Europa, non è una cosa da tutti. E soprattutto, insomma, anche con i metodi che lui è riuscito, con le scommesse che lui ha vinto. Quindi, però mi mancava di capire quanto lui, l'aspetto umano, non riuscivo più che altro a vederlo, ecco, nel senso che anche i giornali tipo di gossip parlavano Matteo Cambi con questo fidanzato con oppure Matteo Cambi esce, però non si parlava mai della persona e effettivamente devo dire che mi sono cioè, non è che mi sono ricreduto, perché io stesso, a me non piace giudicare, però ho conosciuto quel lato umano che, grazie a voi, che effettivamente era stato completamente nascosto. Esatto. Sì, perché poi anche chi l'aveva seguito prima, è chiaro che se io mi comporto da agenzia, il mio interesse è portare numeri e chiaramente Matteo all'epoca funzionava più perché magari era ancora ospite in qualche discoteca, faceva il DJ di musica italiana in dei locali un po' comunque cult. Quindi probabilmente la maggior parte delle agenzie avrebbe investito in quel Matteo lì. Non è, cioè, come posso dire, se ne avessimo visto esclusivamente l'ambito professionale, probabilmente l'avremmo fatto anche noi. Però ecco, un po' la mia indole, un po' il progetto di Officine Creative Marchigiane, un po' Valvola, che comunque porta come significato il benessere di sé, stare in equilibrio con se stessi. E quindi io ho spinto tantissimo per fare in modo che emergesse sempre più il Matteo che vedevo tutti i giorni, cioè tutti i giorni no, però insomma che sentivo tutti i giorni, perché secondo me era giusto che la gente sapesse. Sono d'accordo, e Mattia Meneghini, mio amico, ha scritto progetto Valvola Top, perché anche lui compra le vostre magliette, ha comprato un po' di gadget di recente, ci teneva ad esserci oggi, e io ho spiegato che oggi ci sarebbe stato qualcuno dietro le quinte, insomma, di questo progetto, e quindi lo salutiamo, Mattia. E Sì. infatti, Lorenzo, volevo chiederti anche questo aspetto, ecco, nel senso, per quanto riguarda la comunicazione, ecco. Tu hai lavorato in tantissimi progetti, da sport a personaggi. E qual è quello che ti senti tuo? Nel senso che dici, questo si chiama Lorenzo Agosto, magari non è un Wow. altro nome, però questo è cioè. Tu vedi questa capacità. Tu in maniera molto naturale riesci a porre delle domande quasi banali, ma che sono veramente straordinarie. E lo hai fatto con tutti, e lo hai fatto con tutti. E allora, ho due risposte. Qual è il progetto di Lorenzo Agostoli? Probabilmente la mia famiglia. Nel senso che mi sento che se devo dire qual è il progetto su cui veramente ho investito tutto della mia vita, soprattutto anche poi dopo le difficoltà che abbiamo affrontato a livello imprenditoriale e l'accompagnamento che c'è stato in questi anni, probabilmente la mia famiglia. E il secondo progetto che secondo me porta un po' la firma di Lorenzo Agostoli è Fletcher, che è questo campo estivo di questa associazione. Quindi paradossalmente ti do una risposta che non ha a che fare col mio lavoro. Però insomma, Nello ma stesso fa parte insomma, della vita di tutti i giorni, quindi in qualche modo, secondo me, entra un po' su tutto, insomma, ovviamente la famiglia entra su tutti, diciamo, i nostri equilibri, quindi insomma, no, è ottima. Sì. Adesso tra l'altro ho provato a aprire per vedere, ma credo che ci sia connessa sia mia moglie che mia madre, insomma, E li salutiamo. mia sorella, cioè vedo mia sorella e vedo anche qualcuno del Fletcher anche, quindi sì, decisamente. Poi Lorenzo. a livello professionale, sicuramente Remind, quindi Remind è questo progetto con Filippo Magnini che
ha questo grandissimo valore di fondo che vuol portare la conoscenza e la possibilità di incontrare il campione a tutti i nuotatori d'Italia. Quindi è un gesto super nobile perché lui dice deve essere gratuito, perché lo sport ha bisogno di un movimento diverso, non ci devono essere discriminanti. E quindi questo sicuramente è la cosa su cui mi sono impegnato negli ultimi anni veramente tantissimo per far sì che uno si realizzasse e due si realizzasse in questo modo. E sicuramente Elevate è un progetto in stand-by, ma è anche questo un progetto sportivo capitanato, ideato da Daniel Hackett con un amico a supporto che gli fa la parte un po' direzionale. E anche questo è un progetto che porta. Tu pensa alla passione della pallacanestro a contatto con i tifosi, quindi togliendo le logiche dei club, a Pesaro sono state fatte 2 edizioni di questo grandissimo evento che ha portato in un campo costruito ad hoc in parquet all'esterno, in una location straordinaria di Pesaro, giocatori della Serie A e della Serie A2 che tutto il pubblico poteva andare a vedere in forma del tutto goliardica. Quindi poi le sfide erano vere, però un concetto bellissimo. Il progetto della Tognazza con Gianmarco Tognazzi e Alessandro Capri è un progetto bellissimo, quindi immaginate Gianmarco, attore conosciutissimo, super popolare, impegnatissimo, che però sceglie di portare avanti la dinastia della Tognazza, che era la cantina che fondò suo padre nel 69, quindi lui la rileva e la porta avanti tutt'oggi facendo dei vini. Progetto straordinario, che tra l'altro divertentissimo, perché Gianmarco è esattamente come si vede fuori, per cui tra supercazzole, Antani vari, c'è da divertirsi tutto il giorno. E poi ci sono una marea di altri progetti che a me piacciono moltissimo, quelli, come dicevo anche nella descrizione del post, che non hanno palco. Sono progetti che non si conoscono. In questo momento stiamo lanciando insieme ad un'azienda un prodotto gluten free, piatto pronto, che si può mantenere fuori frigo, quindi caratteristiche incredibili, ma di un prodotto che nessuno sa chi è, dov'è. Probabilmente a tendere non è che sarà popolare da andare in televisione o altro, però è straordinario. Quindi tutto quello che è un progetto che ha dei contenuti di valore sono sempre molto stimolanti. Dopo Lorenzo, io c'è una tua, diciamo, carica che ci tengo a dire, si chiama Creative Solver, e volevo chiederti, perché ovviamente insomma, io l'ho interpretata, ecco, però vorrei che tu te la raccontassi, perché effettivamente non è, nel senso, se tu guardi LinkedIn, Creative Solver, pochissimi, forse sei l'unico forse che lo scriva, ecco. Volevo chiederti in cosa consiste e se vuoi raccontarci questa tua funzione, ecco. Allora, nel 2000, sempre in quegli anni, 2009-2010, ho appena aperto la mia prima agenzia, che si chiamava Il Logico Design, e durante degli incontri di business incontro un personaggio che in realtà aveva a che fare col mondo americano, quindi non era in Italia, aveva a che fare con un'azienda che lavorava prettamente in America. Lui mi conosce, iniziamo a fare dei lavori, vede il mio approccio e a un certo punto mi dice, vabbè, ma cioè, tu non sei un art director, tu sei un creative solver, quindi in realtà non l'ho coniata io, ma me l'hanno attribuita. E io, allo stesso modo come te, ho detto, cos'è un creative solver? Non l'avevo mai sentito dire. Mi fa, guarda, è un po' diverso dell'art director, perché l'art director si occupa di risolvere in maniera più proficua possibile gli obiettivi del cliente in destinazioni visual, quindi aiuta a capire come risolvere il tema della comunicazione in una fotografia, in un video, come comporre degli elementi, come allestire degli spazi, come vestire uno strumento mediatico, come fare delle cose da un punto di vista di coordinamento artistico. Tu qui però risolvi anche tantissimi problemi in maniera totalmente creativa, per cui è un ramo che viene utilizzato più in America, non in Italia, mi hanno detto, che ha a che fare con il problem solving e l'art direction, quindi si fondono queste due competenze a cavallo tra il project management e sostanzialmente l'idea è quella di sedersi a un tavolo, ascoltare il bisogno e non attingere solo alle competenze visual o di art direction, ma anche ad altre competenze che aiutano a risolvere problematiche. Questo è quello che mi hanno appioppato come,
come naming e che tutto sommato è vero che insomma funziona un po' così. Ah, io mi sento di dire, ecco, per dire questa cosa, nel senso, conoscendoci da un po', ecco, da un annetto più o meno a questa parte, ecco, e mi ricordo che siccome Matteo Cambi, appunto, ci dovevamo fare un evento qua a Padova e tu hai pensato alla diretta. Oppure, Matteo Cambi aveva appunto questo problema di comunicazione, insomma, della sua immagine, di cui effettivamente però si è andato a trasportare il suo universo valoriale. Quindi io dico direttamente, cioè, insomma, in questi mesi che ho potuto vedere da vicino, cioè, vedo già due situazioni che sono, confermano quello che hai detto tu poco fa. Sì. Ma l'idea lì è sempre quella di ascoltare moltissimo. Io, l'80% del mio lavoro, tutti pensano che il mio lavoro sia più quello di dire, spiegare come fare le cose. In realtà, dico sempre ai ragazzi che lavorano con me, l'investimento migliore che si può fare nel nostro mestiere è ascoltare. Meglio ascolti prima, più sei in grado di fare le cose dopo. E quindi, per esempio, nel tuo caso specifico, era talmente palese per me che le cose che tu stavi manifestando, le cose che stavi dimostrando, avevano a che fare con un pubblico che in questo momento non ti poteva ascoltare, che io, pensando a Matteo e alla sua logica per la quale volevo innalzare l'aspetto valoriale dell'intervista di Matteo, Matteo è stato anche, sono stato insieme a lui in Rai, siamo stati in Mediaset, in altri programmi, per carità, la notorietà è un'altra cosa. Ma come ti dicevo anche al telefono, la qualità è tutt'altro nei social, soprattutto nei social. E quindi, per esempio, le tue interviste, che io mi sono goduto tutte, e nonostante sai che alle 7 purtroppo è un orario che a me non si confà, però me le sono recuperate tutte perché oltre ad avere delle competenze che ti riconosco in ambito di interviste, in ambito di curiosità, però porti questo significato, proprio porti un significato che è quello della curiosità nel sapere le cose in maniera autentica. E questa è una rarità unica e la gente lo deve sapere. Io ti ringrazio Lorenzo, e da qui mi collego anche un'altra tua frase che mi hai detto qualche mese fa, che effettivamente adesso non siamo più nel periodo dell'opportunità, ma siamo nel periodo delle relazioni. Insomma, che le relazioni ovviamente sono loro la vera ricchezza, ecco, insomma, e poi c'è anche scritto in qualche tua diciamo, intervista, insomma, in qualche tua presentazione, c'è questo aspetto dell'importanza delle relazioni, ecco. E volevo chiederti, insomma, come in qualche modo, ecco, come si sviluppa, come nel tuo pensiero, ecco, cosa ovviamente sì, probabilmente parte dal volontariato, probabilmente, nel senso che probabilmente è un'influenza che hai, però raccontaci questo tuo punto di vista, che secondo me, ecco, dovrebbe essere esteso il più possibile, perché poi è anche il mio punto di vista, perché io faccio una breve parentesi, io a 15 anni facevo il PR in discoteca, quindi so cosa vuol dire, ecco, l'importanza delle relazioni, e so cosa vuol dire che magari le relazioni ti risolvono, sei in una situazione estremamente complessa, la relazione in quel momento lì fa la differenza, nel senso che la buona relazione, quindi mi sono reso conto io la potenza, ecco, di queste cose, che vanno sopra ad ogni cosa. Questo è, sì, sicuramente la parte generativa arriva dal mondo del volontariato, sicuro, ma in realtà una conferma enorme me l'ha data per assurdo l'ultimo segmento che è arrivato nel mondo del mercato italiano, che sono quello dell'innovazione, delle start-up. Tutti sentiamo parlare di start-up, innovazione. Io ho avuto la grande fortuna di stare a fianco a Christian Ricciarini, che è il fondatore di Officine Creative. Christian ha avuto veramente il disturbo di occuparsi di innovazione dai primi periodi, quindi parliamo in Italia arrivata tra il 2013-14, insomma, non prima. Molti immaginano che quando si parla di startup si parla del primo periodo di attività di un'azienda qualsiasi. In realtà, innovazione e startup dentro proprio il Ministero dello Sviluppo Economico significano proprio cose specifiche che o conosci e sei dentro questo registro o no. E ti faccio un esempio proprio pratico. Perché non è più l'epoca delle opportunità ed è l'epoca delle relazioni? Allora, nel mondo delle startup, una delle esigenze chiave per poter portare avanti il progetto, che viene analizzato proprio dai business angels, dai venture capital, dagli incubatori di impresa, quindi da tutti questi organi nuovi,
sono i business plan, rimangono come valori business plan, ma prima di tutto c'è il team. Cioè, un dato di analisi per cui viene valutata positivamente o negativamente una idea è le persone che lo compongono. Un altro dato fondamentale è, fino a un po' di anni fa, prima di dirti una mia idea, io andavo dal mio avvocato, cercavo di brevettarla, ti facevo firmare quando te ne parlavo, ti facevo firmare accordi di riservatezza che tu non potevi dirlo, per un anno non potevi parlare con nessuno, cioè c'era tutta un'attività pre-mondo di innovazione e ancora oggi c'è qualcuno che ha questo pensiero, che però ancorava fortemente all'idea di l'idea è mia, la devo tutelare il più possibile, se no me la fregano. Quante volte l'hai sentito dire? Abbiamo sentito. Questo l'innovazione l'ha ribaltato completamente, quindi dice condividi. La cosa migliore che puoi fare per la tua idea è condividerla. Fai in modo di attingere a tutti quelli che hai vicino a te, professionisti, non professionisti, amici, parenti, chi vuoi, ma fai in modo che l'idea sia più contaminata possibile. E quindi tutta quella logica di tutela sparisce perché in realtà il fatto stesso che tu la condividi la rende unica. Perché ognuno ti dà un pezzo che se un altro dovesse ripartire da capo non farebbe comunque l'idea come la stai facendo tu. E questo è un concetto che ha ribaltato completamente l'idea che c'era fino a 5-6 anni fa di innovazione. Quindi innovazione era quella cosa per cui servivano tanti soldi, serviva tanta burocrazia, tanta tutela per far sì di arrivare al giorno X dove era tutto pronto e tu entravi nel mercato. Oggi l'innovazione dice tutt'altro, dice hai un'idea, sappi che per 2 anni probabilmente non succederà nulla, ma contaminati il più possibile, vai in giro, cerca, confrontati, vai a fare concorsi, accedi dei bandi, vai a parlare con le persone, fatti finanziare, costruisci un team e porta avanti le tue idee, fai dei business canvas, sviluppa l'idea, fai in modo che sia coinvolgente. Sai, è un cambio proprio di prospettiva devastante e questo riportato anche nel mondo standard, non solo quello dell'innovazione, porta grandissimi profitti. Una serenità di lavoro completamente diversa e sicuramente visione, una cosa che negli ultimi anni è mancata tanto. Alessandro Lando ci scrive: quando ti rubano l'idea, tu sei già avanti. Eccolo, Alessandro. Ciao Ale. Nostro amico padovano. Ho sentito in un'altra intervista che lo conoscevi perché era nel mondo, diciamo, delle attività, delle discoteche, del mondo serale, notturno. Sì, è vero, vero, vero. Poi lo saluto che da poco mi segue, insomma, mi fa sempre piacere la sua opinione, anche il suo punto di vista, che è sempre originale. Alessandro, E personale, Lorenzo, incredibile. volevo chiederti, sì, per quanto riguarda invece il futuro della comunicazione, questo mondo digital, ecco, come vedi, ecco, stanno partendo nuovi social, i social tradizionali, facciamo conto Facebook, Twitter, Instagram, avranno un'evoluzione o temi che ce ne saranno di nuovi che potrebbero prendere il sopravvento? Ti rispondo con una domanda. Si potrà mai fare a meno della carta stampata? No, penso di no. Nel senso che sono sicuramente scenari che integreranno, sostituiranno delle piattaforme, ci saranno evoluzioni, sicuramente in divenire, adesso stanno uscendo dei nuovi social che sembrano veramente cambiare delle regole del gioco. Ma soprattutto Facebook nello specifico, il mio personale pensiero, e qui non sto richiamando ricerche, analisi e cose, è che è talmente diffuso che significherebbe dire che, come dire, che la televisione da domani in Italia non funzionerà più perché ci saranno i social. Guarda, c'è una soglia, e questo per esempio era un bellissimo studio che si fece a fine anni 90, inizio anni 2000, e che io ho portato avanti un pezzettino di questo studio nel 2007-2008, che diceva, sulla logica carta stampata mondo digital, che fino a quando i nati della carta stampata non fossero morti tutti,
tutti i neonati del digital avrebbero potuto cambiare qualcosa, quindi non sostituire, cambiare qualcosa. Ma qui c'è un altro elemento però che si mette in campo. Noi siamo già digital su digital, quindi no, carta stampata analogico, digitale digital, ma digital su digital, quindi piattaforme che esistevano, piattaforme che esisteranno, comunque al di là che cambi la piazza in cui ci si incontri, le logiche rimangono le stesse. Per cui io credo che il futuro del digital ci porterà semplicemente a aumentare ancora di più la necessità di produzione di contenuti, che è, diciamo, il cruccio su cui tutti si stanno sbattendo in questi anni, e paradossalmente sarà sempre più facile starci. E quindi aumenteranno la facilità di esserci, ma sarà sempre più complesso esserci perché sarà più fondamentale produrre per dimostrare di essere vivi lì dentro. E quindi dai, c'era quella famosa proiezione di Second Life che ci si vedeva tutti in un videogioco, che Lorenzo, è lì latente, che sta dietro le quinte. invece io ho una tua presentazione, una tua parola chiave è Zoom Attitude. E anche lì, Assolutamente. probabilmente si collega anche ad altre. Volevo chiederti il tuo punto di vista, ecco, volevo chiederti, ovviamente io lo interpreto, ecco, però mi piacerebbe sentirla con le tue parole, questa visione, ecco. Ok, ma in realtà anche questa nulla di inventato, però è semplicemente appunto un'attitudine, il fatto di davanti ad ogni circostanza, e soprattutto che ha a che fare moltissimo col titolo della serata di stasera, del vedere oltre, il fatto che molto spesso la cosa che ho visto, soprattutto nel mondo della startup, mi ha insegnato questo aspetto, è che ci si ferma a un certo punto perché non si vede più che cosa c'è dopo, non si ha la capacità di immaginare cosa c'è dopo. Quelli sono i momenti in cui probabilmente il nostro zoom è talmente sviluppato sui particolari delle cose che magari si perde di vista l'idea nel generale. E al contrario, chi sviluppa tanto l'idea nel generale poi non riesce a mandarle avanti perché gli manca la capacità di andare a vedere il dettaglio che magari gli fa fare la svolta della cosa. Un po' l'esempio della porta, che la porta, voglio dire, chiude un grande spazio, però si accede, si apre o si chiude con un piccolo accessorio. E quindi questa capacità di fare sempre zoom in, zoom out rispetto alle situazioni, rispetto ai progetti, rispetto ai clienti, rispetto alla visione del mercato, è un'attitudine, secondo me, per il nostro mestiere fondamentale. Chi si occupa di marketing e comunicazione dovrebbe allenarsi costantemente a farsi di vedere situazioni in generale, situazioni nel dettaglio, situazioni in generale, situazioni nel dettaglio. Secondo te, poi ti faccio una domanda sulla comunicazione, è più importante la curiosità o il talento in questo campo? La curiosità tutta la vita. Proprio Dici che sia proprio. altro. No, è vero, Sì. perché insomma, no, nel senso, parlando con te in questi momenti, ecco, nel senso che ovviamente c'è una grande professionalità, però dico, penso che nasca proprio da una curiosità, da capire cosa c'è dietro e vedere oltre, nel senso che lo ripetiamo, ecco, perché presumo che la comunicazione, che poi anche è un po' il mio punto di vista, ecco, perché tutti gli aspetti, tutti i social, tutto quello che genera connessioni, ecco, che genera comportamenti, cambia comportamenti, effettivamente è quello la comunicazione. E saperli utilizzare questi mezzi, saperli usare questi metodi, dopo cambia anche la vita. Assolutamente. Sì, c'è una logica che ha a che fare con l'integrare le cose, cioè non prendere una cosa per buona e mettere via quello che facevi prima in una maniera diversa. Per cui c'è sempre una logica di, molti parlano dello zaino, no? Recupero un'informazione, imparo una competenza, me la metto nello zaino. E quindi sicuramente c'è tanto da poter integrare strada facendo e da poterlo fare costantemente. La curiosità è un elemento chiave, perché io la cosa che anche i ragazzi che immaginano che i clienti siano più affezionati alla botta di genialità, dico sempre: ma se tu fossi un cliente, preferiresti che a risolverti un problema sia uno che applica un metodo o sia uno che ha trovato l'idea geniale in quel momento?
Perché se ha trovato l'idea geniale, non è detto che la ne ritroverà un'altra. Ma se uno trova un'idea perché ha applicato un metodo, può replicarla n volte, in funzione delle esigenze, in funzione degli obiettivi. Per cui proprio non li metto neanche sullo stesso piano. Talento è straordinario, serve poi dopo, una volta definite le cose, serve il talento, ma tutta la vita curiosità, tutta la vita metodo, anche per i super creativi. Poi Lorenzo, tu hai fatto anche da relatore a alcuni convegni, a alcune conferenze, e giustamente tu mi hai detto, tante volte mi hanno fatto un parallelismo con Sebastiano Zanoldi. E Sì, questa è una coincidenza incredibile. Non... Sì. volevo chiederti, no, secondo te cosa c'è di simile tra voi due e cosa c'è quando tu fai appunto da relatore? Cosa vuoi portare soprattutto al pubblico, ecco, del tuo percorso? Allora, la prima volta che mi è stata detta questa cosa era, credo, il 2007. Una dirigente di Confartigianato va a fare un incontro appunto con Zanolli, con Sebastiano, e torna giù e mi dice: no, ma voi due vi dovete conoscere, siete uguali, è incredibile, avete la stessa pasta, dovete assolutamente conoscervi perché le sensazioni che ho provato con lui sono quelle che provo con te, insomma, una sorta di vicinanza di sensazioni. E quindi, vabbè, è nata così e quasi è morta lì così com'era. Poi l'anno dopo succede in un altro contesto che non c'entrava nulla. Tornano due amici da un incontro, lo stesso che avevano fatto con Sebastiano, e mi dicono: guarda, secondo me tu devi conoscerlo, perché voi due sembrate cugini, fratelli, non lo so, cioè c'è qualcosa che vi accomuna. E quella volta gli ho mandato una mail, gli ho detto: Sebastiano, guarda, ti volevo solo far sapere, sono un ragazzo di Pesaro, e la seconda volta che mi capita che mi dicono che c'è qualcosa che ci accomuna, volevo fartelo sapere. Se passo a Bassano del Grappa, ti vengo a salutare. E lui mi ha risposto gentilissimo, in maniera molto gentile, e mi ha detto: guarda, se capiti molto volentieri. E poi non c'è mai stata occasione, nonostante le mie amicizie venete, e quindi è morta un po' così, nel senso che è rimasta così. 3 anni dopo è successa la stessa cosa, l'anno dopo ancora è successa la stessa cosa, quindi non lo so. So tra l'altro che è il tuo prossimo ospite, quindi magari, non lo so, rivedendo le nostre due video call, le nostre due dirette, qualcosa capirò. Un amico mi ha detto probabilmente: perché tu quando lavori cerchi di portare la consapevolezza, ed è quello che cerca di fare anche lui. Quindi probabilmente quello che viene colto è questo aspetto qua. Beh, interessante, lo confermo, ecco, io Sebastiano appunto mi piace perché oltre, vabbè, sicuramente è un gran comunicatore e per noi veneti noi abbiamo tante difficoltà a livello comunicativo e lui effettivamente lui è un po' una luce, ecco, in questo campo per noi che ovviamente ci rappresenta, insomma, in tutta Italia, ecco, insomma, tramite le sue conferenze, tramite le sue, insomma, i suoi speech e anche le sue pillole quotidiane, per quello ci tenevo a confermarlo, però io volevo farti una domanda a livello di comunicazione che io sento proprio, secondo me, il problema che abbiamo in Italia, che è la difficoltà di comunicare, nel senso i nostri tesori, le nostre culture, nel senso che noi, nel senso chiunque lo può dirlo, abbiamo di tutto e di più, tra cultura, storia, però invece rispetto magari agli americani, gli inglesi, che veramente comunicano, creano miti, che noi, ecco, per esempio, una creazione di un mito, secondo me, non siamo così abili, ecco, come negli Stati Uniti, come anche in Inghilterra, ecco. E quindi volevo chiederti, secondo te, se è una differenza culturale, se cosa dovremmo fare di più per creare un Made in Italy, insomma, per rafforzarlo, per creare delle leggende, ecco, insomma, sul nostro territorio, che secondo me mancano. Ti faccio un breve esempio, ecco, che ci tengo a dirlo. Noi, a Padova, Shakespeare ha scritto la Bisbetica Domata. Però non lo sa neanche i padovani, purtroppo lo sanno, eppure sarebbe una cosa da ipervalorizzare, perché insomma, se tu vai a Londra, Shakespeare è veramente osannato, nonostante che sono passati centinaia e centinaia di anni. Quindi volevo chiederti una tua opinione su quanto riguarda la comunicazione in Italia, cosa dovremmo fare, ecco, per incentivarla, per accrescere il nostro valore. Io ho la soluzione. Dovremmo farlo gratuitamente. Il problema più grosso che abbiamo in Italia sono gli interessi. Non si muoverà nulla perché ognuno vuole ricavarci qualcosa, e sia a livello politico che a livello imprenditoriale, che a livello personale. Cioè c'è sempre questa. Per l'italiano è più forte trarre il proprio profitto e un proprio interesse nelle azioni piuttosto che generare valore.
E questa è una differenza enorme, è come dire intelligente e furbo. Alcune volte parliamo con, io ho un figlio che ha quasi 17 anni, quindi i discorsi cominciano a essere quelli da adulto, e alcune volte gli diciamo, guarda, c'è una differenza, quello sta facendo quella cosa in maniera furbesca, non è stato intelligente, cioè superare dei limiti, superare dei problemi in maniera furba, ti lascia lì dove sei, nel senso che superi in quel momento quell'ostacolo, ma in realtà non generi valore. O se generi valore, lo generi per te. E tu immagini in una nazione come la nostra, è pressoché impossibile immaginare di generare valore, quello di cui tu parli. Noi avremo potenzialmente, non so, l'80% del patrimonio, credo che sia in Italia, di monumenti, di elementi storici, di richiami, di la musica. Potremmo fare tutti gli italiani un lavoro che ha a che fare col turismo turistico. Probabilmente sarebbe il lavoro di tutti. Il problema è che ci sono troppi interessi per troppe lobby in giro che non permettono proprio, ma non è solo nel turismo e non è solo nella valorizzazione del Made in Italy da questo punto di vista, è in tutto così. Quindi purtroppo la cultura italiana imprenditoriale è troppo vincolata all'interesse personale e questo penso che ci accompagnerà, non credo che ci sia un'evoluzione. Se invece facessimo tutto gratuitamente, sicuramente si unirebbero N professionisti a dare uno spazio di tempo, non tutto il loro tempo, perché tanto devono vivere, però probabilmente qualcosa si cambierebbe. Io sono, ti dico Lorenzo, sono un fan un po' delle leggende, nel senso che, cioè, ovviamente sono, tra virgolette, siamo tutti un po' filoamericani, ma perché il cinema proviene tutto da lì e quindi in qualche modo è ovvio che diciamo che assorbi, ecco, assorbi le loro leggende, i loro miti e infatti è una cosa che io gli do veramente atto, perché una stupidaggine, faccio un esempio, ecco, io sono stato in contatto, che mi piace anche il baseball, tra gli altri sport, con la nipote di Babe Ruth. La nipote di Babe Ruth, lei, il suo lavoro è ricordare suo nonno, nel senso che lei hanno fatto un museo e ogni giorno sito, social, eventi, campagne charity, nel senso, è tutto legato a suo nonno, lei con suo marito. Quindi, devo dire che hanno fatto il film, lo fanno magari con una certa qualità, quindi proprio loro, questa figura che 100 anni fa, ormai sono passati 100 anni. Quindi, però è ancora viva, cioè, chiunque tu dici, insomma, sopra i 20 anni, ecco, chi dici chi è Babe Ruth, tutti ti sanno dire che è un campione di baseball, però sono passati quasi 100 anni dalla sua morte, è incredibile, dico questo, magari noi a parte qualche politico, diciamo uno può dire Badoglio, può dire alcuni statisti che abbiamo avuto, ma a livello di leggende le stiamo perdendo tantissime. Guarda, ti faccio un esempio. Qualche anno fa mi è capitato di va valutare, in fase puramente consulenziale, quindi niente di che, ma qui vicino nelle Marche c'è la villa di Beniamino Gigli. Non so se tu sai chi sia o ti ricordi. L'ho sentito, sì. Ok, cantante italiano, famosissimo nel mondo, è stato il primo che si è spostato dal bel canto alla lirica, al canto primo lirico. C'è una villa straordinaria, che è una villa museo. Dentro ci sono tutte le cose che viveva, con cui viveva Beniamino. E lui è un'icona a livello internazionale. Quindi magari l'Italia, molto spesso capita questo, l'italiano gli dice un nome, non sa chi è, esci fuori, dici un nome d'italiano, tutti sanno chi è. E mi era capitato di fare una consulenza per capire in ottica di marketing e comunicazione come proporre questa casa museo e chiaramente valore del progetto straordinario, per cui è una delle cose che mi piace quando c'è della sostanza da comunicare. Non sono riuscito a trovare un canale per poter valorizzare questo progetto, per cui al di là di all'epoca, al di là di un primo fondo che era interessato ad acquistarlo, ma a livello proprio residenziale, prenderla e farne tipo, non so se abitazioni o cose di questo tipo. Quello era una roba, è come dire, adesso un parallelismo in America non te lo so dire, però all'epoca era come dire la villa di Elvis, Un po' di Frank di Sinatra, dai. Frank Sinatra,
e qui gli eredi che ce l'hanno capito quasi come un fastidio, tra virgolette. Sono robe assurde. E la cosa incredibile è che noi ce l'abbiamo ogni 20 km, queste robe qui. Cioè, la cosa incredibile è che mentre lì, in America, in altre nazioni, anche extraeuropee, sono più rare queste situazioni. Qua noi ce ne abbiamo, facciamo 10 km, ce ne abbiamo una, facciamo 10 km, ce ne abbiamo un'altra, ce ne abbiamo 10 km, un'altra. Poi in un paese ce ne sono due, in un altro posto ce ne sono tre. Cioè, viviamo di leggende, ci sono piccolissimi paesi, c'è la storia di Renato Zero che si contendono tra è nato a Roma, è nato il Cito, la madre parola del Cito, un paesino con 10 abitanti. E ci sarebbe uno storytelling rispetto ai personaggi, location, luoghi, storia, eventi che sono accaduti, che veramente sarebbe senza fine, un patrimonio senza fine. Però si mettono di mezzo gli interessi e non si riesce a scavallare quello step. Lorenzo, poi io, visto, parlando di personaggi, ecco, io confermo quello che stai dicendo e faccio un breve appunto e dopo ti apro la domanda che ci tengo a farti. Per esempio, Kate Haring ha fatto un murales a Pisa, importantissimo, e io ci sono rimasto, quando sono andato l'anno scorso per la prima volta, e io sono rimasto veramente a bocca aperta, cioè veramente un'installazione a livello europeo, penso che sia il murales più grande d'Europa, bellissimo. Io ci sono rimasto che veramente. Cioè, tantissimi, per carità, magari sono abituati a vederlo, però mi guardavano un po' strano i pisani, come ero, diciamo, in qualche modo estasiato, ecco, di vedere questo murales, di poterlo toccare, pensare quello che c'è stato, la figura di Keith Haring, che ancora oggi quanto è importante a livello di comunicazione, quanto trasmette, e proprio però mi guardavano, e mio amico un po' confermare, che io allora sono tutto estasiato, cioè, come apprezzare un'arte. E ci sono rimasto un po', dico, cioè non è che, cioè, non mi hanno detto niente, però non è che mi vedevano un po', erano un po', diciamo, non capivano perché ero, ecco, apprezzavo questo tipo di arte, ecco. Questa è l'altra cosa, l'altra caratteristica italiana. Se ce l'abbiamo sotto casa non è straordinario, molto semplicemente. E Vedo, quindi vedo. entra dentro la logica del solito e la cosa depaupera valore di giorno in giorno. Quindi, nonostante continui ad avere un valore potenziale per tanti, nello stesso tempo, per l'italiano, vista n volte non fa più quell'effetto. Ma io penso che non so, la stessa cosa magari lo faccia anche, non so, per gli abitanti di fronte al Colosseo, non ho idea, ma in generale funziona un po' così. Quindi o hai una forma di patriottismo molto alto, o una forma di capacità critica molto alta, che quindi scavalca le logiche dell'abitudine, le logiche della cultura popolare standard, o se no. Anche tu entri in questo circolo qua, quindi è una cosa che capita spessissimo. Noi appunto parlavamo di personaggi poco fa, Lorenzo. E secondo me negli ultimi 20 anni in Italia abbiamo avuto un personaggio un po' negativo, ma non perché lo dico io, ma perché insomma, tipo Fabrizio Corona, che però è stato invece mitizzato, è stato in qualche modo, veramente hanno creato una leggenda su lui, i media anche tradizionali, perché stiamo parlando di media che quelli che conosciamo tutti i giorni, che vediamo. Secondo te lì come mai è nato questo fenomeno? Come te lo spieghi? Su Fabrizio si sono dette tantissime cose, tra l'altro è un amico di Matteo, nel senso che si conoscono bene, e anche se non hanno più tanti punti in comune, però c'è del grandissimo rispetto tra loro due. Ma Fabrizio secondo me, è semplicemente congruente. Cioè, io non so se nella sua vita, non ho avuto mai la possibilità di conoscerlo personalmente, però la cosa che posso dire con un'analisi di comunicazione è che è congruente, cioè. E come ti ho detto prima, la congruenza paga. Poi la sua non so se sia congruenza reale, cioè caratteriale o una congruenza di personaggio, quindi una finzione. Sta di fatto che sia una finzione congruente da 15 anni, 20 anni. E questo paga. Poi, in una logica di soggettività, ti può piacere o non ti può piacere, quindi entriamo in altri emisferi. Le logiche per cui seguire una persona sono tantissime, quindi nella maturità, io ho 43 anni, nella mia maturità seguo una persona per dei valori, probabilmente a 16 anni seguivo una persona per altri valori, adesso
magari semplicemente la bellezza, che voglio dire, non si può non riconoscere che sia un bellissimo ragazzo, che si mantiene benissimo, che si fa vedere molto bene, generi un pubblico magari giovanile, magari femminile di un certo livello, perché no? Cioè, è il suo target. E quindi da uomo di comunicazione ti dico, secondo me, al di là dei casini, tra virgolette, che si leggono, che si vedono, che sia vero, che sia falso, cioè, senza entrare in quelle logiche lì, però sicuramente un premio alla congruenza bisogna darglielo sicuramente, Fabrizio. No, cioè, no, perché insomma, effettivamente è vero che insomma, mi è trovato anche a me la soluzione. Ecco, non riuscivo a capire come mai i media, nel senso, per carità, io ovviamente non su elementi oggettivi, ecco, da quello che vedevo, non riuscivo a capire, però effettivamente la congruenza penso che sia l'elemento che effettivamente è quello che dopo vai a capire tutto il fenomeno, come nasce, come si sviluppa e come persiste, ecco. Guarda, anche nel mondo dei media, per esempio, nel giornalismo, è fondamentale sapere che cosa ti aspetta, perché se io sono una testata e ho bisogno di avere un articolo e so che se gli faccio una domanda lo provoco e so che la sua provocazione genera, una reazione che è popolare, è comunque una congruenza, cioè è qualcosa che io mi aspetto che accada e che accade. E quindi è la conferma di un'aspettativa che si è alzata. Questo nel marketing è fondamentale, alzare un'aspettativa e corrisponderla. Lui lo fa dentro una dimensione che magari per molti di noi non è, non so, etica, non la condividiamo, non la riteniamo, non lo so, ognuno ci mette i propri articoli. Però sta di fatto che aspettativa e effetto di corrispondenza sono sempre ripagati. Lorenzo, poi io, insomma, oltre al tuo lavoro di comunicazione, di marketing, pubblicità che svolgi, tu con tua moglie avete aperto un'attività che si basa anche un po' sulle relazioni umane, si basa un po' sull'accrescimento umano, leggevo sulla tua biografia. Sì, allora, in realtà è un progetto che sostanzialmente coniuga finalmente, ufficialmente, il mondo della comunicazione intesa come la conosciamo tutti, per cui la comunicazione lato marketing, lato pubblicità, lato diciamo più visual di messaggio, e la comunicazione intesa come elemento interpersonale, intrapersonale, per cui il tema della formazione. Quindi, sai, comunicazione oggi è un termine che se vuoi è svuotato, cioè posso stare in n tavoli, dire comunicazione e può voler dire n cose, non è più come una volta, si è veramente frammentato il concetto. E quindi noi abbiamo deciso per le nostre due anime, per le nostre due attitudini, di far nascere questo progetto, e questo è il progetto che per la prima volta ufficialmente per noi nello specifico coniuga questi due aspetti, per cui in realtà sono tre gli aspetti, non sono due, perché c'è il mondo della comunicazione visual, il mondo della comunicazione formativa e c'è un altro mondo satellite che è il mondo della comunicazione attraverso la musica. Quindi la musica utilizzata come elemento di comunicazione, quindi per esempio nello specifico creazione di soundtrack, creazione di basi di musiche che servono per evocare delle cose in appoggio poi agli spot pubblicitari, eccetera. Lorenzo, io poi faccio le ultime battute, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, io la leggo volentieri. E volevo chiederti, la tua serie TV preferita e il tuo film preferito? Ah, allora, E questa la serie faccio sempre. TV, bellissima. Allora, serie TV, ti devo dire, anche qui sono un po' diviso, però ti dico Yellowstone. Ti dico Yellowstone perché amo il Montana da sempre. Amo gli scenari americani delle grandi praterie, un sogno nel cassetto che abbiamo io e mia moglie, che una volta andati in pensione, sistemato tutto, noi andiamo a finire la nostra vita tra i nativi americani, quindi Yellowstone mette in fila tutto, e questa è la cosa. Poi sicuramente Il Signore degli Anelli, come serie televisiva, diciamo cinematografica, e Il Trono di Spade come serie TV. A me che amo fantasticare e viaggiare con la mente, li ho trovati straordinari da un punto di vista fotografico, di sceneggiatura, di personaggi, psicologico, sotto ogni punto di vista.
Ti faccio un appunto che appunto il Trono di Spade, ti dico, è stato, visto che parliamo di vedere oltre, la figura di Tyrion Lannister ha veramente aperto un sistema, perché deciso, le persone con la sua figura, la condizione fisica non erano mai state protagoniste, diciamo, a livello così, nel senso, non avevano un cervello, passami il termine, non avevano un cervello, non avevano, sì, ce l'avevano, ma intendo dire, non avevano una personalità, ecco, scusa, ho trovato il termine giusto. C'era Sì. una personalità forte che ovviamente faceva, diciamo, da protagonista. Ecco, lui è stato proprio, ha rotto un sistema che adesso, diciamo che tanti, cioè, ha fatto veramente una rivoluzione epocale, ecco, per quanto riguarda il cinema, per quanto riguarda questo tipo di figura e anche soprattutto con quella collezione fisica. Ci tengo a, perché veramente, a me, ovviamente che io sono una, non ne ho persa, le ho viste tutte, che, cioè, che ci mancherebbe, ma oltre a, ovviamente lui, ovviamente mi è piaciuto, ma è tutto il film, è tutta la serie che è fenomenale. Però c'è un aspetto sociologico che veramente ha rivoluzionato, secondo me, il cinema. Decisamente sì. Quello è stato uno sforzo di sceneggiatura. Amo anche studiare, leggere le sceneggiature, insomma, ho scritto qualcosa, ma quello è uno sforzo di sceneggiatura straordinario. Cioè, il fatto di mettere così tanta importanza in mano ad un personaggio chiave, nanoide, messo, inserito in quel contesto in cui comunque erano sempre considerati come giullari di corte, quindi decontestualizzati completamente, dargli un potere tale e dargli un messaggio di congruenza, che i Lannister pagano sempre i propri debiti, secondo me è stato veramente geniale. E sicuramente è uno degli elementi di svolta e uno degli elementi caratterizzanti di questa serie. Io, guarda, non nascondo che insomma, ci assomigliamo un po', ne ho anche scambiato per lui in giro per il mondo, insomma, ecco. Devi far Sì, ma crescere. è vero, adesso lo sto prendendo un po'. Però ti dico, sì, è stata una figura, devo dire, che veramente ha rivoluzionato, che tutte le associazioni, ci tengo a dirlo, che siamo qui, tutte le associazioni che sono attive nel sensibilizzare, ecco, su queste differenze, hanno visto in lui veramente un cambiamento, una rivoluzione di costume, che, perché dopo lui è un grande attore anche in tanti altri, diciamo, film, ha fatto anche X-Men, ne ha fatti veramente di Pentac, ha fatto veramente delle parti importanti. Però ovviamente il Trono di Spade è stato quello più commercialmente potente ed è entrato un po' in tutte le case, ecco, prima magari, sì, insomma, ecco, è stato proprio mainstream, ecco. Sì. Lui credo che abbia sdoganato ufficialmente il ruolo e l'utilizzo di persone della sua statura, delle sue condizioni in maniera molto più naturale adesso. Lui è stato veramente uno spartiacque. Ci sono, anche in comunicazione, ci sono i poster che poi aprono le porte ad altre cose. Steve Jobs per la Apple ha fatto N step che poi hanno aperto le porte per sdoganare dei concetti. E lui credo che nel mondo del cinema abbia proprio completamente, a parte straordinario, poi lui se non erro arriva da un percorso teatrale, quindi proprio bravissimo, veramente, veramente qualitativo. E ci scrivono Bagger Vance, personaggio cinematografico in cui ti ho sempre rivisto. Tu ci rivedi? Chi è che l'ha scritto? Che non vedo. Alessandro Bobbio. A film straordinario, c'è una serie di film che fanno da timone nella mia vita e quando mi capita che devo gestire dei team o devo gestire qualche formazione, qualche volta li propongo. Questo nello specifico è un film veramente da consigliare a chiunque perché è un film che ha a che fare con la centratura, con il mettersi in contatto con un sé autentico, con un sé bilanciato. E c'è questo personaggio straordinario che è Will Smith, interpretato da Will Smith, che è Bagger Vance, che non è altro che un caddy, quindi un aiutante di un ragazzo straordinario, talentuosissimo, che gioca a golf, che è Matt Damon. No, non mi ricordo chi è, comunque un altro personaggio famoso. E sostanzialmente c'è tutta la partita del talento che non si riesce a regolare insieme a questa guida che non è altro che uno specchio della sua anima che gli racconta delle cose sostanzialmente. Ma è un film che è consigliabile a chiunque. 2 ore di consapevolezza gradevolissime, oltre a Charlize Theron che dà la sua gratificazione.
Lorenzo, poi volevo chiederti da un tuo punto di vista, ecco, per quanto riguarda il marketing e la comunicazione, come siamo messi secondo te in Italia rispetto ad altri paesi europei e non? Nel senso, siamo avanti, cioè siamo nello stesso livello? L'ho chiesto un tuo parere, oppure abbiamo una marcia in più? Cioè, cosa siamo bravi, cosa siamo meno bravi? Cioè, il tuo pensiero a 360 gradi. Allora, da un punto di vista qualitativo, credo che non ci manchi nulla, nel senso che se esistesse una classifica della qualità di comunicazione, penso che anche prendendo diversi settori ce la giochiamo con tutti. Il problema è l'effetto quantitativo, quindi la parte che soprattutto i mercati nord europei, Inghilterra, America, adesso gli emergenti, la parte, alcuni stati asiatici investono talmente tanto in comunicazione che la qualità non è più sufficiente. Quindi, se ti trovi a fare a gara, a battaglia con qualcuno che investe 10 volte, 20 volte, 100 volte il valore di investimento che ci metti tu, sono logiche che fai fatica a paragonare. Per cui direi una risposta sintetica potrebbe essere: abbiamo le condizioni giuste, i talenti giusti e le idee giuste. E tra l'altro, nella bellissima intervista che hai fatto ad Alex Neri, bellissima, l'ho ascoltata 2 volte, straordinaria. Lui mette in evidenza moltissimo questa cosa e dice: non è un modo di dire che l'Italia ha i geni e il resto del mondo però sa fare management. È così. E quindi anche da noi, mi sento di dire così, noi abbiamo degli art director che hanno fatto epoca e che riescono serenamente a stare al passo di qualsiasi brand di fama nazionale, internazionale, mondiale. Poi bisogna avere le aziende che investono, bisogna avere i canali, bisogna avere le strutture, le piattaforme e questa è una cosa che in Italia un po' manca, quindi noi tempo fa collaboravamo, abbiamo fatto una collaborazione con una grande agenzia di Milano perché ci interessavano per un cliente dei mercati esteri, ma è una, ce ne sono due se vogliamo. E contro di là che ci sono organismi enormi, 10 volte, 100 volte queste agenzie. E quindi, sai, è un po' come dire, facciamo una partita a calcio, io ho Pelé, Maradona e ho Zoff in porta e Oriali in difesa, però di là giocano in 11. Ok, Ho capito. decidiamo che partita fare, o facciamo una partita di ce la giochiamo nei dribbling e nelle cose, perché se giochiamo 11 contro 4 è 11 contro 4. È chiaro, è chiaro. Poi, Lorenzo, guarda, io ho un'ultima domanda da farti, perché sono proprio. Mi piace, insomma, avere un tuo confronto, ecco, ti sono sincero. Io, noi vediamo gli anni 80, tipo Andy Warhol, Keith Haring, che citavamo prima, ancora oggi sono attuali. Per gli americani, cioè, sono talmente mainstream che le pubblicità, la comunicazione è veramente ancora oggi influenzata da loro. Invece in Italia, negli anni 80, vedo che c'è proprio in qualche modo, passami il termine, un vuoto, secondo me. Non perché, non che manchi, perché c'è la moda con Valentino, c'è la moda, passami il termine, con i vari stilisti, ci sono tante, però mi sembra che a livello di, come posso dire, di influenze, non ci sia sta, non c'è l'impatto di Andy Warhol, per dire che invece. Che manca, ecco, secondo me, in Italia. Cioè, mi sentivo dire che gli Stati Uniti hanno tramandato e ancora oggi attualizzato quello che comunicava Andy Warhol. Invece qui proprio siamo, cioè, non lo so, ci mancano queste figure, ecco. Un po' sì, un po' mi riaggancio sempre a quello che diceva l'altro giorno Alex. È difficile perché il piatto di paragone dovrebbe tenere in considerazione diversi aspetti. Citando Andy Warhol, prima di tutto stai citando un numero uno, quindi è chiaro che quando c'è un numero uno è difficile fare dei paragoni con altri numeri 3, 4, 5, 8, 10 e questo è un elemento. L'altro elemento è che l'Italia degli anni 80, a livello di comunicazione, nel pieno boom tra le crisi interne, ma nel boom economico e
da un punto di vista di comunicazione, nella svolta che ha portato Armando Testa, che ormai era consolidato, e altre agenzie che stavano emergendo. È vero che magari non c'è stato un movimento nato e perpetuato nel tempo, nato in quegli anni, è vero. È vero anche che se mettiamo di fronte Andy Warhol e l'impatto che ha avuto e il risorgimento con i nostri artisti, l'impatto che ha avuto il nostro risorgimento 400 anni prima, cioè si tratta sempre di capire. Magari in quell'epoca forte l'America, forte alcune icone, l'Inghilterra, forte sicuramente alcune tematiche legate all'arte, legate all'espressione artistica fuori dall'Italia, ma poi l'Italia quando arriva c'è sempre stata, c'è stata prima, c'è stata durante, ci sarà dopo. E poi nel frattempo quelli sono stati anni di lavori in casa, per cui non so, la qualità dei nostri cantanti degli anni Ottanta è paragonabile alla qualità dei cantanti degli anni Ottanta in Inghilterra? Se mi metti David Bowie di fianco a Johnny Russo, forse no. Nello stesso tempo, ragazzi, ma che cantante era quella? Cioè, ma che pezzi faceva? Straordinaria, unica, irripetibile. Quindi, capito, è sempre noi che ci occupiamo di comunicazione dobbiamo sempre stare molto attenti, soprattutto quando ci sono i paragoni, a far sì che siano bilanciate le cose, perché sennò sono dei paragoni che non Certo. avranno pesi uguali. Ma guarda, io ti faccio questo quesito perché ovviamente io sono un po' influenzato, ecco, da quell'epoca, nel senso mi piace molto la trasgressione che c'era e quello che comunicavano, nel senso che si vedeva oltre, ecco, nel senso Andy Warhol fisicamente, ecco, andiamo proprio sui dati analitici, ecco, non era un Adone, ecco, non era un uomo piacevole, ecco, di una persona comune, ecco, però effettivamente. Ci sono di quegli scatti, di quelle foto che lo rappresentano, quelle divinità veramente più assolute dell'epoca, di tutte le nazioni. Insomma, lui c'era sempre nei momenti chiave della società degli anni Ottanta e veramente, come posso dire, penso che non abbiamo ancora superato, ecco, erano talmente avanti in quel periodo lì che secondo me non si è ancora superato quel trasgredire, quella rivoluzione, quel pensare oltre. Quello è quello che ti dicevo prima, cioè quando arrivano questi personaggi, quando arrivano questi messaggi di comunicazione che sono degli apriporta, sono dei momenti di rottura che non hanno semplicemente fatto del bello, ma hanno attinto a qualcosa di talmente autentico, talmente vero e talmente condiviso che da quel momento in poi è cambiato tutto. Quindi è un punto permanente nella storia, così come sono stati tanti altri punti permanenti. Quindi Andy nello specifico, Andy Warhol nello specifico, è un punto permanente, cioè non ci sarà un momento in cui ci si dimenticherà di Andy Warhol. Ha aperto Tra l'altro le salutiamo Andy di Blu Vertigo. porte. Ah, ciao Andy! E Sì. visto che parliamo di anche lui, un artista, insomma, che qualche settimana fa abbiamo fatto una bella chiacchierata. Con lui ho sentito come avete parlato del Duca Bianco, bellissima, bellissima intervista anche con Andy. E Guardate, quindi io. Sì. questo, insomma, ti dicevo, ci sono personaggi, ci sono storie, ci sono momenti che sono dei punti in cui si imperniano cambiamenti e quindi quelli permangono nel tempo. Io sarei abbastanza soddisfatto, ecco, insomma, di questa intervista, di questa chiacchierata che mi ha delucidato, non ti nascondo, ecco, e alcune frasi me le sono segnate qui, ma che già mi avevi detto, e insomma, penso che tutti, insomma, ho visto che è stata una bella partecipazione, costante per tutta la durata insomma, di questa chiacchierata, e ti ringrazio molto. Grazie Speriamo, insomma, ovviamente noi ci terremo in contatto, insomma, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Dopo lo scriverò anche su Facebook, così, insomma, per chi si fosse perso dei passaggi o su Instagram potrà vederla tutta. a te. Perfetto. Allora, ciao Davide e ciao a tutti. Alla Grazie prossima. Ciao. ancora. Ciao Lorenzo. Ciao Jenny.